Nel corso della puntata di Uomini e Donne, dedicata al Turnover, trasmessa giovedì 31 maggio, Tina Cipollari ha deciso di parlare del rapporto con l'ex marito Chicco Nalli. L'opinionista ha spiegato che continua a stimare il suo ex marito e dunque, non parlerebbe mai male di lui. Se l'area stylist dovesse trovare la felicità al fianco di un'altra donna, Tina sarebbe felice di partecipare al loro matrimonio. Lo sfogo di Tina Cipollari. Tina Cipollari ha preso la parola per chiarire il rapporto che attualmente la lega al suo ex marito Chicco Nalli. I due si sono separati circa 7 mesi fa. L'opinionista di Uomini e Donne ha spiegato che non parlerà mai male di lui perché manterrà vivo nel suo cuore il ricordo dei bei momenti passati insieme. Se l'area stylist dovesse decidere di convolare di nuovo a nozze, lei sarebbe al suo fianco. Non tutte le storie devono finire con le parolacce e l'odio. Ti racconto la mia storia personale. Io mi sono separata da mio marito. Lo stimo tantissimo. Lo sa tutta Italia, io ho divorziato. Siamo genitori di 3 splendidi figli e devo dire una cosa, ci tengo a dirlo. Io non parlerò mai male di mio marito, anzi del mio ex marito. Perché è il padre dei miei figli, lo rispetto e soprattutto quello che abbiamo vissuto prima è una cosa grande, che io terrò sempre nel mio cuore. Se io domani mattina dovessi sapere che il mio ex marito si è fidanzato e che è felice con un'altra donna, io andrei anche al suo matrimonio e pretenderei di essere la testimone di nozze. Se vedo Chicco io lo abbraccio, ma non è che poi Chicco va a pensare a dire in giro, Tina è innamorata di me, Tina mi vuole ancora al suo fianco. Lo sfogo di Tina Cipollari è scaturito da quanto accaduto nelle ultime puntate del Turnover di Uomini e Donne. Proprio mentre Gemma Galgani sembrava aver trovato l'amore tra le braccia di Marco Cappagli ha vanificato tutto dimostrandosi ancora legata a Giorgio Manetti. Quest'ultimo le ha detto di doverle parlare, riaccendendo in lei la speranza di un ritorno di fiamma. In realtà, tutto ciò che il gabbiano doveva dirle è che si augura di seppellire l'ascia di guerra e di preservare un rapporto pacifico con lei. La Galgani, poi, ha messo da parte Marco chiedendo a Giorgio di ballare. Gesto che non è stato tollerato da Cappagli che ha deciso di mettere fine alla loro conoscenza. Quando il pubblico ha accusato Manetti di essersi messo in mezzo rovinando la relazione appena nata tra Gemma e Marco, Tina Cipollari lo ha difeso, Giorgio è stato solo un uomo civile. La gente vuole vedere la guerra, l'odio tra due ex. Chicco Nalli è fidanzato con l'attrice Mir Garrido. Chicco Nalli, intanto, sembra aver ritrovato la serenità sentimentale. Lo scorso mese, infatti, il settimanale Spy lo ha immortalato mentre baciava l'attrice Mir Garrido. L'area stylist ha conosciuto la spagnola modella, attrice e ballerina di flamenco mentre svolgeva il suo lavoro su un set fotografico. Tra i due ci sarebbe stato un colpo di fulmine. Di lei Nalli ha detto, ci siamo conosciuti su un set fotografico dove mi hanno chiamato come hair stylist e ci siamo subito presi in simpatia. Poi ci siamo sentiti al telefono e ci siamo confessati i nostri sentimenti.